Ne stiamo parlando da diversi giorni perché i giornali ogni giorno pubblicano l'evolversi, lo sviluppo di questa situazione. Parliamo appunto della crisi di governo, sì, perché ormai è crisi e oggi infatti il Corsera titola Movimento 5 Stelle non vota governo verso la crisi. Quindi lunga e tesa telefonata con Draghi. Poi Conte ai parlamentari, usciamo dall'aula. Salvini, se il movimento si sfila, ci sono le urne. Decreto aiuti, che poi è appunto il nocciolo delle divisioni, decreto aiuti, i pentastellati pronti a negare la fiducia. Per il Premier o c'è il sostegno o non si va avanti. Quindi rischi appunto di finire anticipatamente il proprio mandato, questo governo. Pensate un po', all'interno si legge il verdetto dei 5 Stelle: dopo 14 ore di incontri, niente sia la fiducia e Draghi salirà al colle. La linea del Premier Draghi che respinge l'idea di guidare un non governo. Quindi Draghi andrà da Mattarella. Ora infatti titola il Corsera, il Quirinale è pronto a richiamare i partiti alla loro responsabilità. Da Mattarella ancora nessuna ipotesi, non entra nel gioco politico. Questo era sul Corsera. Poi c'è la dichiarazione di Salvini. Salvini attacca il Movimento 5 Stelle ed evoca il voto. La Lega non cercherà altre strade. Questo era appunto sul Corriere della Sera, anche sul Quotidiano del Sud, Dorso Nazionale, l'altra voce dell'Italia, il Quotidiano del Sud, diretto da Roberto Napoletano, titola Smettiamola di giocare con il paese. L'agenda economica e sociale del governo Draghi è il miracolo italiano che non si può interrompere. Il governo lavora a nuovi aiuti. Carrello spesa, ipotesi zero IVA, il cantiere del nuovo patto sociale, titola il Quotidiano del Sud. Poi grano ucraino, accordo vicino per sbloccare i porti del Mar Nero. Poi ancora sul Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, il giorno più lungo per il governo, questo era sempre sul Quotidiano del Sud. Poi ancora sulla A4 corre il 48% del PIL italiano. Perché non c'è un corridoio simile al sud? Gli assi plurimondiali indispensabili per la crescita. Questo appunto scrive oggi il Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia. Invece andiamo a Dorso Calabrese, del Quotidiano del Sud, edizione Calabria. Ecco qui. Si apre con la notizia inerente la Calabria dei paradossi. Acqua, si litiga sui 104 milioni persi, ma in regione ce ne sono 100 di milioni fermi da anni. Il progetto Abate Marco 4 anni fa prevedeva interventi per ridurre le perdite delle reti, ma è tutto fermo. Occhiuto replica a muso duro al PD sul servizio idrico. Ecco la nuova giunta comunale di Catanzaro, o la nuova giunta fiorita, c'è anche l'assessore alle piccole cose, 9 gli assessori, dentro c'è poca politica. Sanità, per fermare la migrazione ci riaffidiamo a una convenzione col Bambì Gesù. Opere incompiute, ecco quali sono, dai depuratori alle case popolari, un lungo elenco. Poi Rocca Bernarda, l'ex sindaco racconta l'aggressione subita. Crotone, Lido degli Scogli, chieste 9 condanne per i bungalow. Vibo Valenza, ambiente, un progetto per la Costa degli Dei utile anche al lavoro. Reggio Calabria, la Metro City entra in Castore. Aumento di capitale per 2 milioni di euro. A Catanzaro, donne vittime di violenza, parte il progetto Paola.
Covid, contagi sempre molto alti, salgono i ricoveri in terapia intensiva, operazione Johnny, i giudici bacchettano la prefettura, inerme, poi Lamezia Terme sfruttavano i lavoratori, sequestro di beni a due imprenditori. Poi per quanto riguarda il conflitto Ucraina-Russia, Gazprom gela l'Europa sulle forniture del gas, non garantiamo che Nord Stream funzioni. I filorussi nel Donetsk minacciano, fucileremo i mercenari stranieri condannati. Su Gazzetta del Sud, in primo piano c'è la crisi di governo, Draghi, la maggioranza non c'è più, a un passo dalla crisi, al Senato si voterà la fiducia, usciranno dall'Aula il Movimento 5 Stelle, Letta, se il Premier cade si va alle urne, anche Salvini è per le elezioni. Catanzaro, la giunta fiorita già al lavoro, il sindaco ha presentato una squadra con molti tecnici, al PD la carica di vice sindaco, Iemma e un assessore, Casalinuovo, quattro esperti al fianco dell'amministrazione sul PNRR e ambiente. Sempre Catanzaro, procura europea, la regione cede palazzo Alemanni. Poi Lamezia Terme, anche qui sfruttavano dei lavoratori, sequestro di beni per 665.000 euro, trasporti, estate da incubo, si fermano aerei e taxi, Bettini a Policastro, processo Eleo, la cosca stangata con 8 condanne, anche qui la questione del conflitto Ucraina-Russia relativamente al gas, Gazprom a rischio Nord Stream 1, suona come una minaccia all'Unione Europea, ulteriore riduzione delle forniture. Le armi nucleari, Biden a Tel Aviv, l'Iran pericolo serio. Poi l'uccisione di Niccolò Ciatti, in fuga il ceceno condannato e caccia all'uomo in tutta l'Europa. Piano anti-Covid, pronti a 100.000 vaccini al giorno, la quarta dose per gli over 60. Questo punto abbiamo letto dalle pagine di Gazzetta del Sud, andiamo all'interno delle pagine calabresi di Gazzetta, i conti della sanità in Calabria, conti in positivo, ma sui servizi c'è tanto da fare. Covid, urto violento sugli ospedali e la Calabria in grana la quarta, già partita la campagna dei richiami per la quarta dose per gli over 60 e i fragili. Il ruolo di Don Scordio fu essenziale per il clan, le motivazioni dell'appello sul CARA, sul centro di accoglienza di Isola Capo Lizzuto, consentì l'infiltrazione nel business dei migranti. È stato assolto a Reggio Calabria il giudice Alberto Cisterna, l'ex vice procuratore nazionale antimafia, era accusato di falso, poi reddito di cittadinanza in 5 a giudizio, un provvedimento emesso dal gruppo di Cosenza. Poi ancora la storia degli 80 psicologi persi nella burocrazia calabrese, la battaglia per il riconoscimento delle equipe socio-pedagogiche, chiesto l'incontro con il presidente della regione Occhiuto. A rischio le elezioni per le RSU in regione, le rappresentanze sindacali unitarie, poi cani abbandonati d'estate, la truffa corre via telefono, le segnalazioni vanno fatte alla forza dell'ordine. Sui social circola un numero telefonico farlocco, titola il Gazzetta del Sud. Concorsi comunali a Girifalco, l'opposizione accende i fari. La variante della trasversale Nessuna Casa sarà abbattuta, il 21 luglio il via libera in Consiglio Comunale a Gagliato, il sindaco Sinopoli al fianco dell'ANAS Lamezia. Come dicevamo anche in prima pagina, sfruttamento di 79 dipendenti, nuovo sequestro agli imprenditori Perri, operazione Marinero del nucleo operativo e nucleo mobile del gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia, ammonta a 665.000 euro la somma bloccata, i fatti avvenuti tra il 2016 e il 2017, le presunte angherie, dal permesso per andare al bagno al consiglio di abortire. Poi aeroporto, l'assistenza ai disabili garantita dal personale
in servizio. Poi serve un patto sociale per dare risposte al Paese, all'AMESI, Consiglio regionale dei pensionati della CISL Calabria. A Cortale tutto pronto per la rassegna Jazz e Vento. Nuovo personale in arrivo al comune di Motta Santa Lucia, approvato il piano di fabbisogno. Poi ancora su Gazzetta del Sud, a Vibo, spiagge pubbliche inaccessibili per i disabili, titola Gazzetta del Sud. A Pizzo, biodiversità ed ecosistemi marini, un grande patrimonio da tutelare. Questo appunto è quanto abbiamo letto dalle pagine interne di Gazzetta del Sud. Andiamo ora alle pagine interne del quotidiano del Sud. Ecco qui, su Catanzaro, la giunta della passione civile, nello staff anche quattro consulenti, lo staff del sindaco Nicola Fiorita, con la delega alle piccole cose. Poi c'è una nota di Carlo Tanzi, Amalia Bruni una delusione, il mio appoggio fu sbagliato, Carlo Tanzi contro tutti gli ex alleati, nessun atto concreto sulla sanità. Poi l'aggressione all'ex sindaco di Rocca Bernarda, mi è stato impossibile difendermi, dice al quotidiano del Sud. Cosco sentito in ospedale dai carabinieri subito dopo l'agguato, uno degli aggressori dell'ex sindaco tradito dalle scarpe perse durante il raid. Questo era appunto sul quotidiano del Sud. Poi Soverato, movida, la stretta dell'arma, a Soverato sono state controllate 668 persone, 469 veicoli e 9 esercizi pubblici, a Gasperino un arresto per droga, a Davoli un deferimento per minacce. L'Amezia da 2 mesi senza un assessore, il sindaco Mascaro non ha ancora nominato il sostituto di Dattilo, che si era dimesso a metà maggio. Sembrava addirittura d'arrivo l'investitura di Chirillo, sponsorizzato dal deputato della Lega Furgiele. Qui c'è la foto appunto di Mascaro con Furgiele e di Chirillo, che è stato già consigliere comunale. Poi Massimo Cristiano di Italexit denuncia un degrado e abbandono totale in piazza 5 dicembre. L'Amezia Multiservizi, la società che è controllata al 90% dal comune di L'Amezia, c'è un attivo di 581.000 euro. L'assemblea dei soci ha approvato il bilancio d'esercizio 2021, 5 milioni di euro di investimenti, rispettati gli obblighi derivanti dal piano di concordato. Nel primo semestre sono state assunte 76 persone, di queste 76 persone assunte dalla Multiservizi sono state assunte alcune a tempo indeterminato, quindi 50 sono state assunte a tempo indeterminato e 26 a tempo determinato. Biblioteca Borrello a L'Amezia, una nuova sezione grazie alla donazione della critica d'arte Teodolinda Coltellaro. Poi inclusione scolastica, altri passi. L'osservatorio Saffioti, istituito a maggio, avvia la fase operativa. I nomi del presidente e del vicepresidente dell'osservatorio permanente per l'inclusione scolastica saranno formalizzati nel prossimo consiglio comunale di L'Amezia. A Gizzeria l'opposizione denuncia rifiuti sulla spiaggia, nonostante la Regione Calabria ha erogato fondi al comune di Gizzeria per pulire la spiaggia, ma la spiaggia ci sono rifiuti e i consiglieri di minoranza chiedono un intervento urgente. Andiamo sempre all'interno delle pagine del quotidiano del Sud. Andiamo alla Locride, esattamente a Monasterace. Il parcheggio per gli invalidi è un diritto, andrò sino in procura, la battaglia dell'ex pattinatrice Matilde Ciccia. Poi Vibo Valentia, un progetto per la Costa degli Dei. Poi Mileto, lavori per oltre 500.000 euro per riqualificare le aree urbane di Mileto. Pargheria,
A Parcheria riambientiamo, ci cala il sipario, 4 giorni per parlare della difesa del mare e dei diritti degli animali a Parcheria. Poi sempre sul quotidiano del Sud, a Ornella Muti, a Lamezia, il premio cinematografico Ligea, quindi riconoscimento all'attrice durante il Lamezia International Film Festival che si sta tenendo a Lamezia Terme fino al 16 luglio, quindi la rassegna ha aperto i battenti proprio con Ornella Muti, che è l'attrice che è stata ospite insieme al commissario della Film Commission Calabria, Anton Giulio Grandi. Questo era sulle pagine del quotidiano del Sud, e per gli appuntamenti leggiamo anche un concerto dell'Ametino Luigi Strangis, vincitore di Amici 2022, che sarà in concerto alla Lamezia Terme, allo stadio Guido d'Ippolito, il 25 agosto. Andiamo ora alle pagine dello sport del quotidiano del Sud. Regina su Modolo e Mulattieri, una giornata ricca di eventi, presentazione di Inzaghi e calendari. Gli Amaranto sono vicini all'esperto ex Venezia, al giovane mulattiere dell'Inter. Cosenza il test contro il Sarnano, Catanzaro preso Brighenti, Magalini non molla Schiavone. Poi ancora Crotone e i blocchi di partenza, raduno dei rossoblù. Poi il personaggio Ciccio Corigliano in rampa di lancio, gioca con la Promosport, Promosport che ha annunciato anche l'arrivo del difensore Denisi. Tanto Diop rimane al Sambiase. Questo era sempre sullo sport del quotidiano del Sud. Andiamo anche allo sport di Gazzetta del Sud. Andiamo a parlare, come al solito, subito di Serie B. Ecco qui la Regina. Con Inzaghi si alza l'asticella. L'ingaggio del tecnico piacentino ha rimescolato le carte per la prossima stagione. La scelta del club si traduce in solidità, razionalità e ambizione. I tifosi sognano. Poi Catanzaro, come dicevamo, quindi parliamo di Serie C. Il Catanzaro a caccia del regista, in cima alla lista c'è Schiavone. Sempre per la Serie C. Il Crotone comincia la nuova avventura con il raduno. Poi il Cosenza, quindi Serie B, il Cosenza va all'attacco, si avvicinano Butic e Nasti, titola Gazzetta del Sud. Poi ancora, come dicevamo, anche abbiamo letto sul quotidiano del Sud, la Promosport su il muro, arrivano Miceli e Denisi. Altri due colpi di livello, sale a 18 il numero degli atleti in organico, ora potrebbero arrivare degli under. Quindi sempre in eccellenza una Gioiese, grandi firme con Guerrisi e Condemi. Poi andiamo alla pallavolo Serie 2 femminile, Soverato, chiesta l'iscrizione, c'è la conferma di Ferrario. Poi la Calabria, Young Run a Monaco, corsa su strada, la prima edizione da Spezzano a Celico. Poi il pilota lametino Claudio Gullo, una doppia gioia in Sicilia per il pilota lametino Claudio Gullo. Il pilota lametino appunto ha partecipato alla cronoscalata Giarre Montesalice Milo. Primo posto di categoria e la vetta nel trofeo italiano velocità montagna, quindi ottimi risultati ancora del pilota lametino Claudio Gullo, che è stato in Sicilia appunto alla cronoscalata Montesalice Milo, Giarre Montesalice Milo. Sulla prima pagina di Gazzetta dello Sport, ecco qui, Coulibaly vola al Chelsea, il Napoli sulla pista Acerbi, poi un gol e un palo, ora Zaniolo prova a riprendersi la Roma, Jacobs, parliamo di atletica, il velocista Jacobs è pronto, farà paura. Intanto in prima pagina c'è Leao,
Tesoro Milan il piano dei rossoneri per blindare l'attaccante Leao. Poi Inzaghi e Allegri, i due trequartisti, ruoli più flessibili, tante nuove idee per lo scudetto. Poi all'interno delle pagine, ecco qui c'è l'approfondimento, Inzaghi e Allegri, invenzioni, scudetto, un Inter d'assalto, Correa trequartista oppure Michi Azzeco dietro a Lukaku. Juventus multiforme, Pogba e Di Maria senza ruoli fissi per sorprendere. Questo era su Gazzetta dello Sport. Dybala, Napoli preme, ora De Laurentiis studia il blitz, Inter che attesa e la Roma ci pensa. Quindi Paolo riunito con il suo staff, però a Marotta servono due uscite per poterlo prendere all'Inter. Zaniolo, un gol e un palo per prendersi la nuova Roma, è sempre Zaniolo. Titola Gazzetta dello Sport. Poi andiamo ad altri sport sul giornale Rosa, che appunto dedica molto spazio anche ad altri sport, in questo caso al Tour de France, dove c'è stata una tappa importante ed è cambiata anche la maglia gialla del Tour de France. Ribaltour, eccolo qui, titola Gazzetta dello Sport, fa questo titolo metaforico. Ribaltour, accerchiato e senza gambe, Pogacar, che shock, il padrone e Vingegaard. Per lo sloveno mai un crollo così rumoroso dopo due anni di dominio. La tappa alpina con Galibier e arrivo su Granone è un calvario. Il danese implacabile gli dà 2 minuti e 51 secondi. Quindi nuova maglia gialla, Vingegaard al Tour de France. Vingegaard che ora appunto è il leader della classifica in maglia gialla al Tour de France, secondo è Bardet a 2 minuti e 16, terzo Pogacar a 2:22, poi Thomas, Quintana, Yates, quindi Roglic è 14esimo, il primo italiano, pensate un po', è Caruso a 33:01, quindi Tour de France, niente italiani nei posti che contano. Questo appunto abbiamo letto sulle pagine dello Sport, di Gazzetta dello Sport. E per concludere il nostro appuntamento con i giornali in TV, andiamo anche alle pagine dello Sport del Corriere della Sera, con cui abbiamo aperto il nostro appuntamento con i giornali in TV sul Corriere della Sera, dove c'è un ampio approfondimento sulla crisi di governo. Lo Sport del Corriere della Sera: Dybala, Napoli rilancia, Koulibaly vola al Chelsea, De Laurentiis incassa e fa subito un'offerta da 6 milioni l'anno alla Gioia. Poi Inter pressing su Bremer, Sancher fa catenaccio, Zaniolo gioca e segna ma aspetta la Juve. Europei donne, Italia con le spalle al muro, con l'Islanda vietato sbagliare. La CT Bertolini, dopo la Francia, giorni durissimi, ma resto fiduciosa. Anche qui sul Corriere della Sera il crollo di Pogacar al Tour de France. Pogacar scopre crisi e sconfitta, il Tour si risveglia senza padrone. Vingegaard in maglia gialla, c'è un'altra tappa durissima con arrivo all'Alp d'Huez. Poi Jacobs, parliamo di atletica, velocità dunque, Jacobs guida gli azzurri al mondiale di Eugene, là dove batte il cuore dell'orgoglio americano. Questo era appunto sulle pagine del Corriere della Sera, dicevamo appunto, con cui noi abbiamo aperto questo nostro nuovo appuntamento con i giornali in TV, sempre come al solito ogni giorno sui nostri canali del digitale terrestre, ma vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube, ogni giorno con voi alle 14, alle 20, alle 7:30. Come sempre da Pasqualino Lettura è tutto, grazie per l'ascolto e l'attenzione con i giornali in TV, ci rivedremo per le prossime edizioni.